siamo ora nel Lazio e siamo con Paolo Scordari. Non mi posso scordare del tuo cognome, ma quello della cantina sì, non è vero, me lo ricordo perché anche quello non si può scordare, ed è l'avventura. Quindi ci troviamo nella zona del Cesanese del Piglio, ma lascio a te il compito di raccontarmi un po' meglio la tua zona di produzione, le particolarità di quest'area geografica del Lazio e le caratteristiche del vitigno che rappresenti. Sì, allora, sì, ci troviamo praticamente nella Bassa Ciociaria, nella fattispecie del Piglio, un piccolo comune su un piccolo colle di circa 600 metri. Noi rappresentiamo il territorio con il vino autoctono che è appunto il Cesanese del Piglio per quanto riguarda appunto il vino rosso. Siamo un'azienda all'avventura, l'avventura ha uno slogan che è produttori di felicità, almeno speriamo, ma lo è, perché il vino comunque sia dovrebbe produrre appunto felicità. Abbiamo un'azienda di famiglia, un'azienda fondata da mio zio e dalla moglie, i quali praticamente hanno avuto questa brillante idea di iniziare la produzione del Cesanese con un piccolo appezzamento di un terreno di circa neanche un ettaro di terreno. Dopo 4 anni siamo una piccola azienda, siamo proprietari di 26 ettari e produciamo circa 60.000 bottiglie l'anno. Puntiamo molto sulla qualità, è un prodotto del tutto biologico. Anzi, vi dirò di più, mio fratello che si occupa chiaramente della parte agricola sta applicando una vecchia tecnica che è quella dell'organica rigenerativa. Ciò significa che il terreno viene trattato con solo prodotti organici affinché la pianta possa nutrirsi di solo prodotti naturali. Ovviamente questo procedimento è un procedimento abbastanza rischioso perché non dando prodotti chimici alla pianta, l'uva oggi c'è, domani potrebbe anche non esserci. È anche molto più costoso perché richiede chiaramente la presenza di più risorse, ma noi lavoriamo solo esclusivamente sulla qualità e quindi ci siamo creati una nicchia di mercato che sono appunto le nostre 5 etichette di Cesanese. Ben 5 etichette di Cesanese, quindi con tante sfumature diverse che sottolineano sicuramente la versatilità di questo vitigno e tutte le sue potenzialità. Ce le vuoi raccontare, quindi spiegandoci proprio quali sono le diverse tipologie di Cesanese che possiamo trovare non solo nella tua azienda ma proprio in generale nel tuo territorio? Sì, allora il Cesanese negli anni passati purtroppo era classificato un vino un po' per le sue caratteristiche, un vino del contadino, ma solo perché comunque sia i vecchi produttori, essendo appunto persone addette all'agricoltura, non avevano questa concezione, questa capacità, questa formazione di affinare il vino come giusto che venga fatto. E la nostra cantina, l'avventura, ha queste 5 etichette e ogni bottiglia, ogni vino ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità diverse l'una dall'altra. Partiamo infatti dal Campanino, la cui vinificazione viene fatta solo in acciaio, gradazione molto bassa, 13 gradi, e per un cesanese, consentitemi di dire, è veramente molto bassa, perché di solito il cesanese presenta una, diciamo, una gradazione molto più alta, che è circa 14,50. Il Campanino, che è un prodotto il quale praticamente ha avuto due riconoscimenti importanti, di cui uno internazionale per 2 anni di seguito e l'altro l'anno scorso al Vinitaly, stato classificato appunto il miglior cesanese nel Lazio. Abbiamo voluto diversificare con altre etichette, facendo una sorta di esperimenti, perché poi nel mondo del vino si fanno gli esperimenti in maniera del tutto naturale, senza usare chiaramente l'alchimia, quindi la chimica. Abbiamo il Picchiatello, la cui vinificazione viene fatta praticamente in silos d'acciaio per i primi 6 mesi, dopodiché il 70% del contenuto viene trasportato, viene messo nelle botti grandi, quindi in legno. Al raggiungimento del 18° mese viene fatto l'assemblaggio e quindi poi imbottigliato. Gradazione di questo vino molto alta, 15,50 dichiarata in bottiglia, in realtà il vino presenta 15,80. Sulle etichette non si possono mettere valori che non siano o 15,50 o 16, quindi abbiamo pensato meglio in difetto piuttosto che in eccesso, visto che la gradazione... Per non spaventare troppo il consumatore. Dopodiché abbiamo pensato a un'altra vinificazione, che è quella appunto dell'etichetta Morro,
La vinificazione in questo caso viene fatto in piccole botti francesi, quindi barrique, prima di mettere chiaramente il vino all'interno di queste botti viene fatto un piccolo passaggio nei silos d'acciaio e dopodiché viene trasportato tutto quanto nelle botti piccole in barrique per circa 8 mesi. Prodotto decisamente diverso rispetto a tutti i cesanesi, proprio perché il legno francese, quindi le barrique, rilasciano un sapore completamente diverso. Dopodiché abbiamo l'Arringo, le due new entry, che è l'Arringo e le Camere Pinte. L'Arringo è un cesanese, parliamo sempre di cesanese in purezza, e vinificazione solo acciaio, ma viene fatto con metodologia dell'amarone, quindi con la doppia fermentazione. Le uve vengono fatte mettere chiaramente appassire precedentemente. Una volta raggiunto il grado di appassimento corretto, viene fatta chiaramente leader per la produzione del vino. Un prodotto del tutto fresco, sembra di aver avuto un passaggio in legno, in realtà non lo ha, perché comunque sia viene fatto solo e esclusivamente in acciaio. Prodotto estremamente interessante. Ed infine, per concludere, la nostra riserva, Camere Pinte. Camere Pinte ha una vinificazione in prima battuta in acciaio di circa 2-3 mesi, dopodiché 12 mesi in botti e 9 mesi in bottiglia. Anche qui vino del tutto importante, sia per i suoi profumi, soprattutto per il suo retrogusto che è persistente. Beh, ci hai veramente aperto un mondo sul cesanese e su veramente tutte le sue sfaccettature. E sul territorio laziale, che sta crescendo tanto, sta veramente tirando fuori dei vini eccezionali e dei risultati sorprendenti. Ma quello che mi piace molto anche del territorio laziale di questi ultimi anni è anche questa voglia di fare squadra, quindi questa unione di produttori che vedo sempre più spesso, che si aiutano, si spalleggiano e collaborano, e questa è una cosa molto bella. E infatti quello che mi ha piacevolmente colpito è stato vedere al tuo stand proprio presentare, oltre alla tua cantina, altre 3 aziende che erano, appunto, che sono del territorio laziale e che sono da te presentate. Una è quella della cantina sociale del Piglio, che appunto ha varie sfaccettature, e poi hai San Vitis e infine Sbardella, la cantina Sbardella, il quale Luca Sbardella è anche presidente della cantina sociale del Piglio. La scelta di venire oggi qui con le 4 cantine nasce dal fatto che Stefano Matturo, che è mio zio, è il fondatore dell'avventura e anche direttore generale della cantina sociale del Piglio, che insieme al suo amico appunto Luca Sbardella, presidente della cantina, il quale è anche produttore di se stesso e quindi produce un cesanese superiore con una vinificazione praticamente in acciaio e subito in botte di rovere. Sì, sicuramente l'unione fa la forza, per cui riusciamo comunque sia solamente ad apprendere il concetto di unire le nostre forze affinché riusciamo tutti quanti insieme a far uscire chiaramente il nostro prodotto, che è il cesanese, che è un prodotto che non ha nulla da invidiare chiaramente ai prodotti del nord. Ultimissima, chiudiamo anche con, a questo punto, una bella ricetta del territorio laziale che possiamo abbinare al nostro adorato cesanese, una delle tante versioni dell'adorato cesanese. Ricetta dal punto di vista culinario. Okay. Con cosa ce lo mangiamo? Allora, anzi, con cosa ce lo beviamo? La nostra pasta fatta in casa, che è il frascatello, fatto appunto con il guanciale di maiale nero dei Monti Lepini, quindi dei Monti Ernici, con il pecorino di Fossa, che è una sorta di amatriciana ma rivisitata con dei prodotti di altissima qualità. E qui devo dire che il nostro cesanese si sposa effettivamente molto bene. Beh, allora non ci resta che provare per credere. Benissimo, allora grazie mille Paolo di essere stato con noi e grazie per tutto quello che state facendo per il territorio laziale, che se lo stramerita. Grazie a voi. E oggi
oggi ho l'onore di poter parlare con Claudio Viola delle Cantine Viola. Ho l'onore perché è una cantina che si trova in un territorio di nicchia, una produzione di nicchia, che molti ovviamente neanche conoscono, e mi fa piacere valorizzare una cantina che produce un vino e una zona così particolare, insomma. Ciao Claudio, allora ci racconti un po' dell'azienda? Va benissimo, buonasera. Le Cantine Viola si trovano all'interno del Parco Nazionale del Pollino in provincia di Cosenza. L'azienda si affaccia sud-est, sul Mar Ionio, sulla piana di Sibari, e a nord abbiamo la catena del Pollino che ci divide dalla Basilicata. E si produce da secoli un vino che era in via di estinzione, il Moscato di Saracena, ma non era stato mai commercializzato, e mio padre a fine anni 90 ha ripreso questa tradizione unica, tipica di Saracena, e l'abbiamo fatto conoscere, stiamo facendo conoscere questo vino a un pubblico sempre più vasto. Ci troviamo quindi in Calabria, in un territorio difficile, però dove abbiamo tanti vitigni autoctoni da promuovere, e adesso con la DOC Terre di Cosenza, il versante nord della Calabria si sta valorizzando, e stiamo facendo conoscere noi come azienda Cantine Viola, ma ci sono tante altre aziende all'interno della DOC Terre di Cosenza, e stiamo promuovendo questo territorio vocato alla viticoltura. Senti, visto che insomma è una DOC di recente costituzione, ci vuoi dire un attimo da quando è esistente, più o meno quali sono le tipologie che questo disciplinare racchiude? Allora, il disciplinare racchiude il vitigno, diciamo, principe del nostro territorio, che è il Maiocco. È nata da poco, e il Maiocco è stato inserito all'interno dei vitigni raccomandati già da poco tempo. Quindi abbiamo questo vitigno che stiamo vinificando in purezza, tante cantine, anche se il disciplinare indica che un 10-15% può essere inserito da un altro vitigno, stiamo prevedendo più cantine a vinificarlo proprio in purezza, per far sì che escano fuori veramente queste peculiarità di questo vitigno, veramente che si presta a fare dei vini da invecchiamento importante. Senti, invece tornando insomma alla Cantina Viola, però il Moscato di Saracena è la vostra, ovviamente il vostro vessillo, insomma, ci vuoi raccontare un po' più di questo vino, il metodo di produzione e di che cosa si tratta? Allora, questo è un vino veramente unico al mondo. Prima cosa, si produce solo a Saracena, perché è una tradizione, il prodotto tipico di questo paese, dove già nel 500 abbiamo notizie storiche che questo vino ha fatto parte dell'Enoteca Pontificia. Però, come dicevo prima, non è stato mai commercializzato. Mio padre ha fatto l'insegnante elementare per tantissimi anni, a fine anni 90 abbiamo sempre avuto il vigneto di famiglia, quindi abbiamo sempre fatto il Moscato, e questa situazione, che questo vino si stava perdendo un po', gli dava fastidio. Allora ha preso una bottiglia di Moscato, è venuto a Roma dal Gambero Rosso e ha proprio detto: cosa ne pensate di questo vino? E sono rimasti veramente entusiasti di questo prodotto, e da lì è nata l'azienda. Adesso siamo cinque produttori sotto il presidio Slow Food, perché lo Slow Food ha richiesto un presidio di questo vino unico, con una tecnica particolarissima. Utilizziamo tre vitigni: Moscatello, Guarnaccia e Malvasia. Ci sono tre fasi differenti, perché è un metodo veramente di vinificazione molto laborioso. Noi raccogliamo il Moscatello a fine agosto, lo facciamo appassire grappolo per grappolo a delle reti in cantina in zone reggiate, e poi nella prima decade di ottobre raccogliamo la Guarnaccia e la Malvasia, sempre a bacca bianca. Il mosto che otteniamo lo facciamo bollire su fiamma diretta, facciamo un mosto cotto che è la base di questo vino. Poi si riprende l'uva Moscato, dove ci sono proprio le donne di Saracena che selezionano chicco per chicco, diraspano questo grappolo, una volta selezionato lo schiacciano con le mani, evitando quindi di rompere i vinaccioli che potrebbero portare un tannino sgradevole, e tutta questa massa di vinaccia, che non dà mosto, è uva passa, di questo vitigno autoctono che è il Moscatello di Saracena, la inseriamo nel mosto bollito in vasche d'acciaio. Allora il compito di questo, del Moscatello, è di attivare la fermentazione dai lieviti indigeni dell'uva,
e macerare per 6 mesi con questo mosto bollito. Quindi il compito è anche di aromatizzare il mosto concentrato, poi rimane ancora in vasche d'acciaio per un altro anno e mezzo, affinamento in bottiglia, però abbiamo un vino veramente che si differenzia da tutti gli altri vini, non è mai stucchevole, una bella spalla acida, è veramente un vino armonico, possiamo considerarlo. Ci tenevo perché insomma questo laborioso processo, che poi è anche magico, ancestrale, insomma, secondo me andava raccontato per valorizzare il vino e l'azienda, insomma. Va bene, voi avete così adesso avete un po' implementato rispetto a qualche anno fa la vostra produzione, ci vuoi dire quanti ettari vitati e quante bottiglie complessivamente producete l'anno? Noi adesso abbiamo 5 ettari, siamo nati quindi per recuperare questo moscato e credo che ci stiamo riuscendo man mano, sempre con il tempo. In più facciamo una grappa di moscato e abbiamo vinificato altri due tipologie di altri due vini, sempre da vitigni autoctoni, rosso viola 100% Maiocco e bianco margherita in onore a mia mamma, quindi è stato dato questo nome, guarnaccia e mantonico. Quindi abbiamo utilizzato soltanto vitigni autoctoni, abbiamo 5 ettari e le bottiglie fino adesso sono sulle 20.000. Va bene, io ringrazio tanto Claudio perché insomma è stato un racconto molto interessante. Invito tutti ad assaggiare il moscato di Saracena, che è straordinario, lo posso assicurare. E ringrazio per l'intervista, grazie Claudio, alla prossima. Grandissimo, grazie tante. Siamo in Campania, per la precisione in Irpinia, e siamo con Adolfo Scuotto, della cantina di famiglia Scuotto. Allora, benvenuto Adolfo, e raccontaci un pochino tu meglio, portaci anzi alla scoperta del tuo territorio e della sua produzione vitivinicola. Grazie dell'invito, e vi porto sicuramente in Irpinia, nel cuore dell'enologia campana. Irpinia, che sicuramente annovera tra le sue referenze le denominazioni più importanti, anche possiamo dire anche del centro-sud, come il Fiano, come il Greco e il Taurasi. Quindi noi abbiamo 3 DOCG molto molto importanti, quindi su 4 DOCG, e questo fa sì che ci sia grande aspettativa quando andiamo quindi sui palcoscenici, non solo quello nazionale ma anche internazionale. Siamo conosciuti e riconoscibili, quindi sia per avere dei grandi bianchi, quindi bianchi non solo freschi di pronta beva, ma anche bianchi longevi come il Fiano ad esempio, ma anche rossi importanti come il Taurasi. Infatti oggi siamo proprio all'evento Bieviamoci Sud, che è incentrato sui vini rossi proprio dal Lazio in giù. Questo aglianico, raccontaci qualcosa di lui, ma soprattutto vorrei capire come la tua cantina Scuotto lo interpreta. Allora sì, l'aglianico, questo vitigno, uno tra i vitigni più storici, no, del nostro bel paese, è stato negli anni interpretato a seconda di quello che era lo stile delle aziende in modi diversi, pur mantenendo ovviamente una forte riconoscibilità, quindi una matrice storica di questo vitigno. Negli anni si è vista un'evoluzione. Noi dal nostro canto abbiamo cercato di reinterpretare quella che era la tradizione, parlo in termini di vinificazione, mai snaturando quelle che sono le caratteristiche tipiche di questo vitigno, perché come sai bene la riconoscibilità è il tratto distintivo, no? Un'azienda senza il suo territorio è solo l'ombra di se stessa, ma regalandogli il nostro imprinting, la nostra impronta, il nostro stile, quell'eleganza che rappresenta il fil rouge, non a caso fil rouge, di tutta la nostra collezione. Per cui tutti, diciamo, i nostri aglianico, partendo dall'aglianico vinificato esclusivamente in acciaio fino ad arrivare allo Stila Maris, che è il nostro cru, sono tutti improntati a questo tipo di approccio, una filosofia che vuole nell'eleganza, nell'equilibrio, gusto olfattivo, diciamo, il suo punto di forza, perché siamo sempre più convinti che il vino, essendo questa bevanda edonistica per eccellenza, deve regalare piacere. La piacevolezza è una delle caratteristiche che va principalmente ricercata dal produttore.
E a proposito di, appunto, di filosofia della vostra cantina, raccontaci qualcosa in più sulla tua tenuta, che tra l'altro si trova in un punto molto bello dell'Irpinia. Noi siamo all'Apio e la scelta iniziale è stata quella fin dal principio di trovare dei territori che esprimessero l'eccellenza ciascuno per vitigno di riferimento. Quindi all'Apio noi produciamo il Fiano, certamente Aianico e Taurasi non lo produciamo in quel territorio, nonostante sia uno dei pochissimi comuni che ha la doppia denominazione, quindi sia Fiano di Avellino che Taurasi, ma noi abbiamo scelto quindi di impiantare a Paternopoli. Da questo territorio fantastico, quindi tiriamo fuori delle uve che sono rispondenti a quelle che sono le caratteristiche che noi vogliamo ritrovare nel bicchiere, per cui abbiamo una cantina che ha circa 8 ettari di vigneti di proprietà, produciamo 8 referenze che vanno dai bianchi, quindi dalla Falanghina, che è il nostro prodotto entry level, fino ad arrivare al Greco, il Fiano è un Fiano particolare che è Uinì, e poi abbiamo un rosato, l'Aianico, come dicevo, che fa vinificazione in acciaio, il Taurasi e lo Stillamaris, che è il nostro esercizio stilistico, cioè un vino che produciamo solo in annate eccezionali. Non c'è nessuno scopo commerciale dietro la produzione di solo i 1280 bottiglie numerate, ma è solo ancora una volta un omaggio che l'azienda vuole fare a tutti coloro che si emozionano di fronte a un calice di vino. E a noi ci piace molto emozionarci davanti a un calice di vino, ma io ti chiederò una cosa molto difficile. C'è un vitigno di quelli che ovviamente producete in cantina che, con il quale ti senti più legato, che senti più tuo? Allora, io per una serie di motivazioni sicuramente il Fiano è la mia intesa come azienda, perché non sono ovviamente io l'unico autore o artefice di questo prodotto, è Uinì. Uinì è il prodotto, a volte vengo chiamato Uinì, cioè anche il mio stesso nome viene modificato. C'è stato ricordiamo appunto perché Uinì. Uinì ha un significato che è proprio anche come ti chiamava tuo papà a te, no? E come il nonno chiamava tuo papà, perché è proprio un nome con cui vengono chiamati i bambini in generale nella vostra zona. Perfetto, sì, Uinì significa o bambino. Ed era il modo in cui veniva chiamato sia mio padre da piccolo sia io, quindi è una tradizione appunto che si tramanda, e nel vino noi abbiamo voluto in qualche modo riportare questo rapporto filiale che esiste tra padre e figlio anche nel rapporto produttore-prodotto, quindi lo stesso attaccamento, lo stesso legame che esiste normalmente ovviamente con un figlio, noi lo abbiamo inevitabilmente con questo prodotto. Anche perché appunto nella vostra cantina c'è un rapporto anche molto intenso tra te e tuo padre, quindi lavorate proprio a stretto contatto, fianco a fianco, e portate avanti questo progetto da quanto tempo? Allora, l'azienda nasce, io parlo di progetto di vinificazione perché prima avevamo solo dei vigneti, nasce nel 2009. Da un folle visionario, che mio padre, affiancato bene, da un altrettanto pazzo, per usare giusto un sinonimo, ragazzo che ha deciso di lasciare quelli che erano i suoi percorsi, che erano percorsi consolidati, per buttarsi in un'avventura, in un progetto che partiva da zero, quindi che non poteva contare su una storicità, un'eredità, un blasone, quindi da zero. E questo richiede tanta audacia, ti svelo davanti alla tua TV, ti svelo davanti alle tue telecamere, ti svelo un segreto. Uinì doveva chiamarsi Audace. Audace, e infatti se vieni in azienda c'è addirittura un po' di pubblicità con questo vino Audace, in realtà erano delle bozze che stavamo preparando, e il nome nacque così in maniera spontanea, come nascono tutte le grandi cose secondo me, perché mio padre, eravamo a cena e disse vogliamo andare a vedere che dice Uinì, e lo disse con, normalmente come si dice quando uno vuole rivolgersi ad un figlio, cioè vogliamo andare a vedere come sta questo bimbo. E quindi io lo guardai e dissi il nome del vino. Mio padre rimase perché disse: ma come, il nome del vino è Audace? No, Audace è scolastico, Uinì c'è cuore, c'è tutto, c'è sentimento, c'è emozione, quello che vogliamo regalare noi. E quindi, per dirti, proprio perché c'è tanta audacia dietro a un progetto aziendale di questo tipo, ma anche dietro al progetto
sul Fiano, perché il Fiano è un mostro sacro, anzi un mosto sacro potremmo dire, dell'enologia campana ed irpina. Quindi quando vai a sicuramente a mettere le mani su un prodotto del genere, tu sai benissimo che aprioristicamente attirerai più inimicizie che amicizie, visto che non ha il Fiano, non ha bisogno di essere portato avanti come vitigno e come denominazione, perché già aveva tanta storia. Quindi andare a toccare questo vitigno e farne quindi quella che io definisco una sublimazione era una scommessa importante. Ad oggi posso dire vinta senza falsa modestia, perché i riconoscimenti sono tanti, ma trasversali, quindi dal rating nazionale, internazionale. Ma la cosa che mi piace di più è vedere la faccia, io perciò mi faccio tutti gli eventi, sto al desk, quindi in prima linea, perché a me piace vedere, osservare gli occhi delle persone quando hanno il calice di Uni dopo averlo degustato, che mi guardano e utilizzano le espressioni anche non tecniche, ma le più appassionate, da tanta roba che vino, e quindi questo ti ripaga di tutti i sacrifici che hai fatto. Allora, sappi che io assaggiai l'Oini per la prima volta alla cieca durante un concorso sul vino e mi colpì tantissimo, tanto che misi un punteggio molto alto al tuo vino, perché mi trasferì proprio un'emozione nel berlo. Adesso ti sorprendo, perché ti dico qual è il concorso. Concorso di Vitigno Italia. Perché infatti ha vinto il tuo vino. Perché ho vinto. Non ha emozionato solo me. Sì, ha vinto, e anche perché io ricordo tutte le tappe di questo vino, perché veramente c'è un rapporto particolare con questo vino, quindi ricordo, è come un figlio che vince la prima gara, diciamo, scolastica, o prende un bel voto al compito di italiano, quindi mi ricordo tutto di questo vino per il momento. Attenzione, poi l'età inizia ad avanzare, qualcosa potrei perdere. Io invece ti auguro di non perderla mai, soprattutto di non perdere mai questa energia e questa passione che ci trasmetti nel raccontare la tua azienda e il tuo vino. Quindi grazie Adolfo, perché è sempre un piacere intervistarti, è sempre un piacere parlare con te di vino. Non mi resta che venirti a trovare in cantina. Ti aspetto. Grazie a tutti. Grazie Adolfo. Sono qui con Domenico Silipo di Casa Comerci, un'azienda vitivinicola calabrese. Allora, ci vuoi raccontare un po' dell'azienda, Domenico? L'azienda nasce, quella che c'è adesso, circa 20 anni fa, da una ripresa di una vigna che per molto tempo è stata affidata ad altri e che ho voluto riprendere come nuovo investimento. Infatti ho piantato di nuovo il Maiocco Canino, che era un vitigno coltivato da mia nonna ai primi del Novecento e che poi era rimasto abbandonato. Ho rifatto la vigna, ho comprato dell'altra vigna, per cui abbiamo adesso 15 ettari di vigneto, di 12 di Maiocco Canino e 3 di Greco Bianco. Noi vinifichiamo esclusivamente in purezza, sia il Maiocco Canino, che è un vitigno abbastanza difficile, sia il Greco Bianco. Questa vigna si trova a 250 metri sul livello del mare, a pochi chilometri da Nicotera, e guarda il mare, il Golfo di Gioia Tauro. Ha un terreno limoso, sabbioso, che rende abbastanza fresco la terra, per cui non ha bisogno né di innaffiamento né di interventi anche nelle stagioni più calde. Poi vogliamo raccontare il territorio straordinario che è la Calabria, Nicotera, soprattutto perché, essendo un clima secco, ventilato, l'uva non c'è marcescenza, l'uva non si ammala, raccontiamolo perché non tutti lo sanno. Ma il posto in cui c'è questa vigna, proprio per essere a 250 metri sul livello del mare e in linea d'aria a poca distanza dal mare, gode dei venti continui del mare, e i venti continui del mare mantengono asciutti i grappoli. Certamente abbiamo constatato anche questa modifica di clima,
perché ad esempio nel 2018 c'è stata una vendemmia abbastanza scarsa causata dalle piogge continue che ci sono state da giugno a settembre inoltrato. Però salvo questi cosi, questi eventi che sono veramente straordinari, per il fatto della altitudine e per il fatto della vicinanza del mare, la cosa diventa molto favorevole, la coltivazione della vigna. Devo dire che a questo proposito il territorio di Nicotera è vocato per i vigneti e fin da quando io ricordo ero ragazzino, ricordo che il territorio di Nicotera veniva indicato come territorio adatto ai vigneti. Allora era mia nonna che faceva il vino, però in maniera esclusivamente artigianale, anche se lo vendeva poi ai terzi, mettendo la famosissima frasca sulla porta della cantina. Noi abbiamo fatto delle cose completamente diverse. Abbiamo una cantina molto moderna, per cui abbiamo il ciclo completo. E una cosa importante, abbiamo il rispetto sia per il prodotto sia per la terra, perché produciamo del vino biologico. Questo significa rispetto per la natura, non intervento con anticrittogamici, non intervento con concimi, se non ad esempio interveniamo con il sovescio. Il sovescio, utilizzando il favino, un filare sì e un filare no, che è la pianta della fava, la quale incorporata nella terra ha la particolarità di marcire cedendo fosforo, e le radici del favino hanno la particolarità di fissare l'azoto, quindi sono tutti elementi che in via assolutamente naturale vengono ceduti alla pianta come nutrimento. Senti, per completezza ci puoi dire dove vendete i vostri vini a livello locale, nazionale e internazionale? Vendiamo certamente a livello locale, a livello nazionale vendiamo in Germania e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti in particolare è gradito una nostra interpretazione del Maiocco Canino in rosa. Posso dire con orgoglio che il Granatu, termine calabrese che indica il melograno, del nostro rosato, è indicato nella guida di Slowine pubblicata l'anno scorso in occasione dei Vinitaly tra i 100 migliori vini rosa d'Italia. Fantastico, direi un ottimo traguardo. Senti, giusto per così, ovviamente il tuo accento non è prettamente calabrese, si sarà sentito, quindi ci vuoi raccontare in realtà tu dove vivi? Perché l'azienda è di famiglie storiche, ce l'hai raccontato, però in realtà tu sei? Sono un avvocato che vive a Carpi di Modena fin dal 1962, ma questo non impedisce contatti continui e diretti con l'azienda in maniera tale da favorire uno sviluppo certamente sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista commerciale. Posso dire con un minimo di orgoglio che tutti i nomi dei vini sono così inventati, chiamiamo così, da me. I primi nomi dei vini, il Libici, il Granato e il Refulu, li ho voluti come indice della provenienza calabrese, in maniera tale già nel momento in cui si vede un vino col nome del vino si ha la provenienza di questo vino, come anche quest'ultimo vino qua che si chiama Abbadia. Badia è la località dove c'è la cantina, dove c'è la vigna, la prima vigna, però non può essere usato il nome di una località, e allora l'ho detto in calabrese Abbadia l'Abbadia, che è una derivazione di un'abbazia, perché era sede di un'abbazia dei monaci basiliani fin dal 1200. Va bene, direi un ottimo modo anche per dare uno spunto in più per ricordare meglio la tua azienda. Noi ringraziamo tanto Domenico per questa bellissima intervista e insomma beviamoci Sud anche con i suoi vini. Grazie e alla prossima. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.